Riesci a individuare qualcosa di strano in questa immagine? Sì, ecco il piccolo intruso. Riesci a trovare la forchetta diversa dalle altre? Eccola, i suoi denti sono molto più corti delle altre forchette. Quanto tempo ti ci vorrà per trovare il guanto solitario? Ma eccolo qui! Wow, quello è stato veloce! Ora rendiamolo più complicato. Quale fiocco di neve è solo? Esatto, questo al centro. Cerca di individuare lo stivale di gomma che non ha un compagno. Eccolo, devi avere un occhio d'aquila. C'è un impostore fra tutte queste X? Sì, è la lettera Y. Sembra proprio che tu abbia appena premuto il pulsante in modalità difficile. Dunque, quale leone è diverso dal resto? Esatto, a questo re della giungla manca un orecchio. Riesci a individuare un girasole fra tutte queste api? Ah, eccolo, è nascosto in un angolo. Qual è l'avocado diverso da tutti gli altri? Questo. Guarda, all'interno c'è un piccolo cuore. Si sarà sicuramente innamorato. E ora inizia il gioco vero. Vedi la maggior parte di questi loghi ogni singolo giorno, ma li conosci per davvero? Sai riconoscere il logo del produttore di elettronica di fama mondiale? Quello di sinistra sembra molto più naturale e, non c'è da stupirsi, è il logo corretto. Quante volte ordini su Amazon? Vediamo. Se hai scelto quello giusto, allora ordini abbastanza spesso. Questo è difficile. Questi loghi sembrano uguali. Ma quello corretto è sulla destra. Pensaci bene e dimmi, quali dei due vende dei buonissimi panini? Il logo corretto è quello a destra. Se avevi scelto l'altro, beh, hai sbagliato. Ora, qual è il logo YouTube corretto? Non barare! Quello di sinistra, ovviamente. Quale carta di credito usi per pagare la spesa? Quella a destra, ovviamente. Sono sicuro che questo logo è familiare non solo per gli appassionati di caffè. Quello di sinistra è il vero logo di Starbucks. Chi non ha mai visto la propria stanza dei sogni da IKEA? Ma quale logo è corretto?
è quello a destra. Ora, dimmi la verità, quante ore passi a guardare i video su TikTok? Se hai capito che il vero logo di TikTok è quello a destra, allora probabilmente apri l'app almeno una volta al giorno. Una delle migliori patatine di sempre, ma quale logo è quello corretto? Il tizio baffuto non ha così tanti capelli. Il logo a sinistra è quello corretto. Saliamo di livello. Quale di questi tizi vedi quando acquisti le Pringles? Eh già, è quello a sinistra. Ora vediamo se scatti foto letteralmente a tutto ciò che ti capita a tiro per poi pubblicarle su questa famosa app. Il vero logo di Instagram è quello a destra. E se avevi indovinato, allora devi essere una vera Insta persona. Ok, ora vediamo come te la cavi nello sport. Il logo Adidas corretto è a sinistra. Sei un tipo molto goloso? Vediamo se riconosci il vero logo della Chupa Chups. Sì, sapevo che era quello a destra. Quale di questi è il vero logo IBM? Una domanda difficile. Io ho scelto il logo a destra ed è corretto. Che ne dici di una fonte inesauribile di conoscenza e saggezza? Qual è il vero logo di Wikipedia? Sì, è quello a sinistra. Se guardi spesso MTV, allora non ti ci vorrà molto per trovare il vero logo. Sì, è quello a destra. Ora, questa domanda è la più complicata di tutte. Qual è il logo corretto del lato positivo? Mi auguro che guardi abbastanza spesso il nostro canale e di aver scelto la lampadina a destra. E mi raccomando, rimani sempre dal lato positivo della vita. E saliamo di livello! Osserva attentamente le immagini e cerca di capire cosa c'è di sbagliato in ognuna di loro. Riesci a trovare cosa è sbagliato in questa immagine? Ah, non è nei numeri, è nella parola errore, è scritta in modo errato. Riesci a individuare qualcosa di veramente strano in questa immagine? È un fienile! Perché c'è un comignolo? Esamina tutti i dettagli in questa immagine e dimmi cosa c'è di sbagliato. Ah, ora vedo! L'auto non ha alcuna targa. Qualcosa non va in questa immagine. Ma cosa esattamente? Questo sì che è complicato. Aprile. Una data del genere non esiste. Quanto velocemente riesci a capire cosa c'è di sbagliato in questa immagine? Il tizio si sarà preparato in fretta, ai piedi ha un pattino a rotelle e uno da ghiaccio. Devo avvisarti, sii molto, molto attento. Puoi trovare l'errore?
Guarda questo simbolo, non è uno 0, ma è una O. Se hai indovinato il 70% di tutti questi indovinelli, beh, allora sei una persona molto, molto attenta. Ora, cos'era quel numero?